Allora, Fernando, tu ti occupi anche di avviamento al chip e poi c'è questa bella collaborazione con INAIL. Fra l'altro tu insomma, vivi il movimento paralimpico almeno quanto dal tempo in cui ho iniziato a viverlo io, o poco meno, insomma, e quindi hai visto le varie evoluzioni che ci sono state e dove siamo arrivati adesso. Sì, grazie. Grazie Claudio, grazie alla dottoressa Maddaloni, ringrazio tutti quanti gli ospiti e anche per avermi invitato. Sì, in effetti ormai possiamo dire che la mia prima esperienza risale nel 92, ce la vivemmo in maniera separata io e Claudio, lui a Barcellona, io dentro la redazione del Corriere dello Sport, perché all'epoca non si ritenne opportuno inviare un collaboratore del Corriere dello Sport alla prima Paralimpiade, una delle peraltro quelle di maggiore successo in termini di pubblico, perché Claudio ci raccontava di questi spalti sempre gremiti, e quindi stiamo parlando di 30 anni praticamente, peraltro cominciati molto prima. Abbiamo introdotto, non sarò, sarò breve anch'io, questa slide perché ci racconta di un'esperienza che abbiamo iniziato proprio quest'anno come Comitato Paralimpico, proprio presso il nostro centro di preparazione paralimpica delle Tre Fontane a Roma, uno dei quattro campus nazionali che abbiamo organizzato da quest'anno, che sono l'ennesima risposta o provocazione, Presidente, cos'è che vogliamo utilizzare per tentare di dare una risposta a quello che diceva appunto la dottoressa Maddaloni, alla necessità di dare una risposta sportiva a quello che nel passato poteva non sembrare un percorso disponibile per tutti i cittadini italiani, ovviamente con le limitazioni che sappiamo. Vi dico soltanto che l'esempio che abbiamo visto prima dell'infortunato INAIL sulla scogliera è uno dei 2.300 pazienti che abbiamo avviato, ovviamente più in generale, non soltanto INAIL, nel corso di quest'ultimo triennio barra quadriennio, contraddistinto dalla pandemia, perché ovviamente molte attività nostre si sono fermate, sia i corsi individuali, ma soprattutto si sono interrotti quei progetti che prevedevano campus open day, che in qualche modo ci davano l'opportunità di creare dei momenti di grande aggregazione sportiva e non solo di socializzazione. Perché uno degli aspetti importanti, Claudio, che abbiamo vissuto anche nei nostri racconti, appunto fatti di cronaca sportiva, era quello della condivisione e della socializzazione. Cioè, vi dico che in questi campus estivi che noi abbiamo organizzato, l'età media è stata di poco inferiore ai 13 anni. Questo per capire quanto sia forte l'esigenza del nostro territorio nel chiedere un supporto affinché i ragazzi, anche molto giovani, possano praticare sport, seppure alle prese con la propria disabilità, che ovviamente coinvolge tutto il nucleo familiare. Tant'è che la cosa che abbiamo fatto e che ha avuto un enorme successo è stata quella di coinvolgere anche le famiglie nell'ambito del campus, che è quello che poi facciamo anche con INAIL, cioè gli assistiti INAIL che vanno a fare un campus hanno sempre con sé un accompagnatore, che in genere è il familiare, che condivide con lui l'esperienza di disabilità in famiglia e che quindi lo coadiuva nel processo di reinserimento anche attraverso lo sport. Abbiamo appena chiuso, vado random senza andare a seguire diciamo, le diapositive, le iscrizioni per il primo campus invernale paralimpico, cioè destinato un pochino con una visione riferita ai giochi di Milano Cortina 2026. Ebbene, nelle tre location che abbiamo scelto, l'età media dei ragazzi, a questo punto adolescenti barra bambini che partecipano, è sotto i 10 anni, dei quali il 60% ha una disabilità fisica e il 40% una disabilità visiva. È un percorso che, come ci siamo detti, e abbiamo verificato anche con il Presidente, ci dà un grosso spunto, un grosso motivo di proseguire, perché abbiamo conosciuto storie di ragazzi e di ragazzi che non conoscevano ancora la pratica sportiva e quindi non conoscevano l'opportunità di crescere in termini fisici e psicofisici attraverso la pratica sportiva. Ora con Pamela, mi scuso se dico Pamela, abbiamo affrontato più volte questo discorso e ci siamo ritrovati anche, ne parlavo prima con il dottoressa Onofri, ad avviare una persona assistita INAIL di 82 anni. Questo significa, alla fine, che probabilmente quel processo inclusivo che noi abbiamo visto perseguire anche dalla persona sarda che pensava di aver chiuso il proprio ciclo lavorativo, addirittura di non avere la possibilità di essere riconosciuto come tale dai propri colleghi, vuol dire che in questo modo abbiamo
in qualche modo trasmesso al paese attraverso 20 anni e oltre di lavoro anche del presidente, riconoscimento dell'ente pubblico e tutto quanto, abbiamo fatto comprendere a questo paese che la rivoluzione culturale, che passava non soltanto dai termini usati, di cui Claudio spesso ha fatto anche riferimento nel suo passato, anche di docenza e quant'altro, quando si usavano termini che in qualche modo erano quasi spregevoli nei confronti della persona disabile, hanno contribuito a creare una cultura che permettesse a questo paese di crescere in maniera tale da poter comprendere che si andava incontro a quella che il presidente spesso, scusa se ti cito, caro presidente, una rivoluzione silenziosa che ha portato al riconoscimento dei diritti di una persona disabile anche in campo sportivo. L'applicazione pratica che noi abbiamo è che abbiamo circa 40 centri convenzionati, dei quali il CTO è uno dei quali e che porta avanti una sperimentazione con i propri pazienti con lesione midollare. Abbiamo ASL che hanno chiesto il riconoscimento perché hanno aperto gli sportelli all'interno delle loro strutture sanitarie per far conoscere ai propri pazienti la possibilità di fare attività sportiva. Abbiamo 118 sportelli INAIL sul territorio che permettono agli assistiti, attraverso il grande lavoro degli assistenti sociali, e Margherita Caristi è la nostra esponente nell'ambito della commissione paritetica, che ci permettono di far conoscere un percorso attraverso degli esperti che abbiamo cresciuto e formato sul territorio. Questo è il lavoro che stiamo facendo quotidianamente per fare in modo che la risposta sia il più possibile capillare nell'ambito dell'intera regione. Non tutto funziona benissimo, lo abbiamo visto, ne abbiamo parlato spesso. Ci sono delle aree in cui ancora bisogna fare un grande lavoro, soprattutto nella parte meridionale dell'Italia, che è alle prese ancora con delle carenze addirittura di strutture sportive che possono essere accessibili, però noi stiamo tentando di portare quel messaggio attraverso delle sinergie che facciamo anche col Centro Prozzi di Budrio, ne abbiamo parlato più volte, le prestazioni di altissimo livello delle nostre tre ragazze di Tokyo sono state l'esempio, perché poi abbiamo riportato in moltissimi bambini anche con amputazione che stanno usando all'inizio le protesi, che vedono in queste tre atlete un esempio da seguire. Questo è ciò che abbiamo fatto e del quale andiamo, presidente, posso dire, orgogliosi, e che ci ha portato ad investire sempre di più. L'anno prossimo faremo 7 campus soltanto per invalidi civili, senza contare tutta la progettualità che abbiamo appena approvato qualche settimana fa nel corso dell'ultima riunione della commissione paritetica per gli infortunati INAIL, che prevede circa 50, se non più, interventi su campus open day sparsi per il territorio italiano, che ci permetteranno di avviare centinaia, se non addirittura migliaia di persone alla pratica sportiva. E questo credo sia il grande risultato del lavoro sinergico di cui si parlava prima, attraverso il quale istituzioni pubbliche e non solo, anche privati, intervengono attraverso le società sportive per dare una risposta alle esigenze della nostra popolazione. Io, Claudio, mi fermerei qui perché ci sarebbe molto da dire. Siccome so che il dottor Pilati peraltro ha un'esperienza molto molto significativa per quanto riguarda anche tutto ciò che riguarda la parte di lesioni midollari, sono andato a visitare anche il centro protesi di Butrio all'interno del CTO, è un centro che lavora molto, mi riservo di andare a Butrio, ancora non ci sono mai stato, ma non vedo l'ora di fare un salto, magari ci andremo insieme a fare una passeggiata, perché è lì che si creano le speranze per il nostro futuro. Grazie.